giorno! Ci svegliamo, andiamo a scuola e poi ci torniamo a letto? Immagino di sì. Ecco, andiamo a scuola, infatti. Il warp! Ah, stavolta mi sono ricordata. What the fuck? Nulla succede. Sembra che il warp sia corto oggi. Porca zoccola, oggi che mi sono ricordata di usarlo. Andiamo, facciamo tutto il giro, facciamo tutto il giro. Oh, una volta che mi ho ricordata... Non c'è nessuno qui. Una volta che mi ho ricordata di usarlo, perché ci dovrebbe essere qualcuno, scusami. Facciamo tutto il giro. Salve. Siamo chiusi per maintenance. Grazie per aver usato i nostri servizi, non tornare di nuovo. Proviamo a usare di nuovo il Warp Cube Set. È organico, quindi magari ha cambiato idea. Ah, cioè, l'ascensore non cambia idea, ma il cubo sì. Io non lo so. Ma poi qui, in questa stanza, non abbiamo mai visto nessuno. Ma ti sembra un commento da fare? Non c'è nessuno. Sì, grazie. Oh, minchia. Aspetta che c'ho paura, c'ho l'ansia di vivere adesso. Il Warp Cube non funziona. Henry! Si è messa là. Ok, qualcuno ha scritto sulla lavagna che io e Chi abbiamo ci siamo tenuti per mano. What? Per questo adesso... Ah, per questo diceva la relazione indecente. Non ci si tiene per mano in questo mondo? Cos'è? Come in Giappone, che anche tenersi per mano in pubblico e... Insomma, non ci si può baciare, per esempio, in pubblico. Cioè, che problemi hanno in questo mondo di Charlotte? Per questa lezione dovreste organizzarvi in gruppi di 3. Io so già chi fare. Ah, Henry si è seduta molto lontana, probabilmente ha trovato qualcun altro con cui lavorare. Seth, trovaci un gruppo. Noi siamo già a posto. Sì, lo so, un attimo. Allora. Hai sentito? Siamo già a posto. Mi dispiace, ma siamo a posto. Ups, siamo a posto. Siamo pieni. Ehi, sembra che voi non abbiate abbastanza persone. Beh, sì. Psst. Ma ti sembra proprio che sia il caso che siamo nel gruppo da Witcher? Ehi, tutti, avete qualcuno senza... C'è qualcuno senza gruppo ancora? Ah, posso unirmi a voi. Bene, deciso. Scusi, siamo pieni. Non possiamo prenderti. Questa proprio non mi risponde. Abbiamo già abbastanza persone. Mi dispiace, principessa. Trovati un altro gruppo. Torniamo al nostro posto, Seth. Senti, sti pezzi di merda. Ma avete notato che Henry è chiusa nel gruppo, proprio della serie, niente? Miss Wiltshire, hai deciso di lavorare da sola? Sì. Mi scusi, lavoro io con Wiltshire. Non è perfetto? Ah, ciao Henry. Lavoriamo insieme, Charlie, va bene. Bene, allora... Iniziamo la lezione. Henry, ha così tanta fame. Sì, Henry, abbiamo capito. Immaginavo. Compra qualcosa di buono, eh. Ti aspetto sul tetto, come al solito. Porca zoccola! Ogni tanto mi dimentico. Sì, ogni tanto faccio socialization per non finire nel trial anch'io, a quanto pare, ma... Mensa? Mensa. Ah, ho comprato del latte di soia e dei sandwich che Henry ama. Ah, non mi sono rimasti i soldi. Mi sa che oggi saltiamo il pranzo, Seth. E che cazzo, hai comprato roba solo per lei? Non si fa così. Cazzo sta succedendo? Che cazzo sta succedendo? Perché tutto al contrario? Henry, Henry sta masticando il pane che l'ho comprato. Sai, Charlie, ci sono dei gossip, delle voci che parlano di te e Vincent che è andato in giro per la scuola.
Ma che relazione hai con lui? Ma chi è Vincent? Una relazione mi sembra un po' troppo pesante, Harry. Ma Vincent? Vincent? Ci si chiama Vincent? Non sono sicura che voglia parlarmi dopo quello che è successo. Dopo quello che è successo? Non è possibile! È proprio come pensavo! Voleva solo il tuo corpo. Eh? Ma che avete fatto esattamente? Ma niente, siamo solo... A parte la cosa dell'ascendere al paradiso. Oh mio Dio, cosa? Quel bastardo. Harry, ci non ha fatto niente di sbagliato. Non c'è bisogno, non c'è ragione di... Zitta! Ok, ha tirato fuori il taglierino. Harry! Sei un po' yandere? Dovevo immaginarlo. Potresti essere un po' ottusa, ma lascia che te lo dica. I ragazzi che si mettono tutti, che fanno tutti misteriosi, vogliono solo usarti. Puoi nasconderlo quanto vuoi, ma lo so che sei... Io credo che intenda dire che abbiamo un balconcino davanti, che Charlotte ha messa molto bene davanti. Non era un Q? Copro la bocca di Harry con la mia mano. Smettila. Lei si libera dalla presa. Sembri un peperone, un pomodoro. Che cavolo. Comunque, perché non andiamo a dare da mangiare ai randagi oggi? Oh cazzo, Harry non lo sa. Harry, sai, i Mugcat a cui abbiamo dato il cibo. Che cosa? Loro sono... Mi sento di nuovo un goppo in gola. Sono morti. Ah, ed è tutta colpa mia. Sono io che gli ho portato del cattivo cibo e... Ma di che parli? È stato Seth che non ha fatto nulla per fermarci. Come, scusi? E poi loro l'hanno mangiato di loro volontà. Avrei dovuto fare qualcosa. Seth avrebbe ascoltato se gliel'avessi detto. Allora, ragazzi, comunque, io... Cioè, nel senso... I Mugcat quindi sono dei gatti? Chissà se questa cosa poteva essere prevenuta. Sai che non mi ricordo più se c'era la scelta. Vabbè, le sue mani iniziano a tremare di nuovo. Mi sento l'inchiostro che mi sale la gola. Harry mette le mani sulle mie. Ascolta, ripeti dopo di me. Non è colpa mia. Ho esitato. Lei le stringe ancora più forte, inserendo le unghie nella mia pelle. Fallo. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Non è colpa mia. Vedi? Non è tanto difficile. Giusto. Stai ancora guardando in basso. C'è qualcos'altro che ti preoccupa? Sì. Il trial avverrà presto. Sono preoccupata che la scelta che farò sarà quella sbagliata. Perché? Voterai per Henry, no? Perché parla di se stessa alla terza persona adesso? Lo faceva anche prima. Harry non diventerà arrabbiata, non si arrabbierà per questo, sai? È quello che fanno gli amici, dopo tutto. Oh, vuoi che scelgo io? Sto sbagliando. Ho una memoria di merda. Cosa aveva detto lui? Vota per me? Non mi ricordo. Aveva detto vota per me, così mi libero. Mi sembra di sì. Ma scusami perché... Ma scusami, ma quindi anche lei è nel trial? Cioè, lei è nel trial? No, non voto. Poi perché dovrei votare per te? Ti formattano! Salve, gente. Bisogna aprire una parentesi qui. Siccome hanno parlato del trial quelle 500.000 episodi fa, non mi ricordo manco più a che episodio fosse, praticamente io mi sono dimenticata tutto, quindi anche se avevo capito come funzionasse sto trial... Continuerò ad andare avanti fino alla fine, convinta che il trial funzioni esattamente al contrario. Cioè,
Il trial, in teoria, per chi non avesse capito, tutti partecipano al trial, cioè nel senso tutti sono potenziali candidati al trial. Se non ricevi voti e non hai punti di socializzazione, finisci nel trial e ti formattano. Cioè, fino a qui abbiamo visto, appunto, ti formattano perché diventi quei gusci vuoti che abbiamo visto andando a passeggio con Vincent. Comunque, io invece non so perché ero convinta che votando una persona, quella finisca nel trial. Cioè che le persone votino gli altri per farle finire nel trial, invece è il contrario. Per questo ci dice non votare per me, perché così lui finisce nel trial, lui vuole finire nel trial per potersi liberare dal corpo fisico e ritornare a essere Dio. E Henry invece dice vota per me. Quindi detto questo, sappiate che io continuerò ad andare avanti convinta di tutto il contrario, cioè che il trial, cioè tu finisci nel trial quando ti votano. Mi dispiace perché e sono proprio convinta, farò queste affermazioni fino alla fine. E poi a un certo punto avrò l'illuminazione, voi dovete avere un po' di pazienza, dovete aspettare l'illuminazione della Rin che gioca, perché non mi ricordo assolutamente come funziona il trial, nonostante è chiaramente l'elemento fulcro di tutto il gioco, perché nel frattempo sono successe le altre 1500 cose, tra cui cose brutte, traumatiche, puzzle strani, C che cerca di convincerci a suicidarci con le pillole, insomma, quindi nel frattempo mi sono dimenticata. Scusate di nuovo il disagio, abbiate pazienza. Io non voto. Come, non mi consideri più una mia amica? Ma sì, è solo... Io non credo che il sistema di voto sia giusto. Ah, sì? Fai quello che vuoi, allora. Ad Henry non importa. Suona la campanella. Inizio ad andare in classe. Henry ti raggiunge fra poco. Ok, allora, a dopo. Ciao, ciao. Mentre ripercorrevo i miei passi mi sono chiesta se Henry è sempre stata così energica, così forte. Invece di sentirmi come al solito felice dopo aver pranzato insieme, mi sono sentita interamente umiliata. C'è qualcosa sul mio banco. C'è qualcosa che voglio dirti. Vieni sul tetto dopo le lezioni. Mi chiedo cosa è successo. Vabbè, la lezione è passata velocemente. Io salvo perché se lui mi chiama succede bordello. La lezione è passata velocemente, andiamo. Cazzo, le bulle? Avete visto un ragazzo qua in giro? Fermatela. Non giochi più a fare Dio senza utilizzando quello spray, è vero? Chi credi di essere? Una principessa? Rapunzel? Non credete che i suoi capelli siano troppo lunghi per le regole della stroga? No? Perché non aiutare una nostra cara compagna di classe? No, aspettate, che cosa... Ok, hanno tirato fuori le forbici. Cazzo! Le altre due mi stanno tenendo giù, impedendomi di muovermi. Cazzo, li stanno tagliando davvero. Molti capelli cadono giù. Stai zitta, ok? Oppure potrei tagliare più che i tuoi capelli. No, non tagliateli. Ah, credete che ascolteremo se lei chiede? Ah, sarebbe un peccato se la nostra piccola principessa diventasse calva tutto un tratto, no? Cazzo. Mi sono sentita talmente terribilmente umiliata pian piano che ciò che cadevano giù. Per cosa vengo punita? Perché mi sento così umiliata? Tutti erano sempre così, sono sempre stati così? Una figura familiare mi appare davanti. Frey, ciao. Non dovessi chiamare per aiuto, Miss Wiltshire? Non voglio dare fastidio a nessuno. Chi te l'ha insegnato? Tua madre? Sì, una brava bambina. I buoni vincono sempre alla fine. Se sarai gentile, gli altri saranno gentili con te. La violenza è sbagliata. Tutta la vita sei stata manipolata dagli altri
solo perché ti importa troppo delle loro opinioni, di quello che pensano, perché vuoi essere amata da tutti. Nel frattempo tagliano, e quando le cose non vanno come vuoi, trovi delle scuse. Non hai nessun orgoglio? Ci sono cose peggiori di essere picchiata. Stai attraversando tutta questa umiliazione quando tutto ciò che devi fare è prendere la mia mano e tutto ciò che è ingiusto morirà. Non fa niente se vengo colpita solo io, Frey. No, non è vero. Lo sappiamo che è una bugia così proprio facile. In verità tu vuoi che qualcuno ti salvi veramente tanto, ma non osi chiederlo, perché credi di non essere degna. Nessuna risposta, eh? Sospira. Beh, allora dove sono i tuoi amici ora che ne hai più bisogno? Gli amici non possono essere sempre qui con me. Ah, sì. Beh, ora che, giusto perché tu lo sappia, anche i tuoi amici ti hanno abbandonato. Anche tua madre. E anche l'intero mondo ti ha abbandonato. Invece io sarò sempre dalla tua parte. Tienilo sempre a mente. Diventata silenziosa. Ah, la nostra principessa sembra che abbia imparato a come comportarsi. Ehi, ma è viva! Qualcuno sta arrivando. Sei il docente? Via, scappiamo! Mi hanno lasciato lì stesa sul resto dei miei capelli ormai staccati. Sento il sapore dell'inchiostro nella mia bocca, mi sento male. Passi, più passi. E quello che si piega su di me sono tutte facce familiari. In quel momento la mia testa colpisce il muro e sento delle voci prima di andare in blank. Mamma mia, che disgustoso. Ehi, fermi! Potrebbe essere ancora cosciente. Chi se ne importa? Buttatela fuori da qui. Quindi, Miss Wilshire, com'è adesso che la nebbia è andata via? Oh, cazzo. È sempre stato così, Umbrella Man. Ah, infatti, dicevo io, sei tu. Cosa c'è, mio cara? Tutto, la scuola, i miei compagni di classe. Non risponderò a una domanda a cui sai rispondere bene da sola. Sei una persona crudele. Semplicemente che non sono tagliato per essere un babysitter, mia cara. Ma onestamente dovresti rivalutare le tue scelte di relazione, insomma. Hai mai considerato che i tuoi magnifici amici non sono buoni come immaginavi che fossero? Henry non è una cattiva persona. E non avrebbe mai manipolato le persone per le sue ragioni egoiste. Oppure non avrebbe mai scritto degli insulti sulla lavagna della classe, giusto? Puttana, è stata lei, Umbrella Man! Cosa mi dici? Ah, comunque, non avresti mai ascoltato se non fosse stata Eiler, che è quella che è la ragazzina, quella tutta Picasso, insomma, a buttarti contro il muro. Ops, scusa, sbagliata timeline. Dimentica quello che ti ho detto. Perché era amica di Eiler prima. In un'altra timeline sono amica di Eiler. Senti, Umbrella Man, dove vanno le persone dopo che muoiono? La donna chiude gli occhi contemplando qualcosa. Diventano degli stargazers. Penso una volta che perdono il loro involucro possono andare ovunque loro vogliano nell'universo. Quindi loro vagano? Uno può dirla anche così. Diventano quel tipo di esistenza che può essere in qualsiasi posto immaginabile in un blinco, dai, un battito di ciglia. Possono passare milioni di anni in meno di un momento. Possono unirsi a un vivente e vedere la loro vita. Sentire i loro pensieri, sentire quello che provano. Diventare uno stargazer è parte del ciclo della vita. Un periodo di purgatorio prima che uno possa raggiungere la pace. Sembra carino, forse. Però non hai detto tu stessa che non volevi, che non avevi fretta di vedere l'altro lato? Sai, il mio employer, che credo di essere io, Seth, è molto affezionato a te, quindi
E anche nel straordinariamente coincide anche nel mio migliore interesse che tu rimanga viva. Comunque, fra poco la donna di cui ho preso il corpo finirà il turno. Se non vuoi nessuna domanda, credo che dovresti andare a casa, mia cara. Sì, dovrei. E se vuoi che, insomma, tagliarti i capelli prima che qualsiasi persona ti veda, direi che è il momento di prendere le forbici con te. Vedi se ce n'è qualcuno nel cabinet. Sì, ci sono. Prendiamo le forbici. All over again. Ehi, Charlotte, non fare cazzate come nell'episodio 1, Andiamo a casa, Seth. Andiamo in bagno. Non posso permettere a nessuno di vedermi. Madonna santa. Ho alzato le forbici. Le mie mani tremavano. Le forbici sono molto sharp, sono molto taglienti. Bastava un singolo snip fuori posto e sarebbe stata tutta finita. I fiori sarebbero cresciuti dalla mia pelle e sarebbe più successo niente. Qualcuno mi prende il polso. Ed Aiden. Ciao mia cara. Da quando è che ti tagli i capelli da sola? E niente, prende con un movimento le prende le forbici, va. Ti aiuto io. Hai un'immagine di come vorresti che fosse il tuo nuovo haircut? Non lo so. Va bene, allora farò fare qualcosa io. Vabbè, so che suona tutt'altro che bene, ma per il momento è molto di conforto. È finito. Mi guardo nello specchio. Vedo un estraneo riflesso nello specchio. Un corpo che ho bruciato nell'incinerator. No! No, 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 è Freya, vero? Oddio, è Freya, oddio. Va benissimo, Aiden, è bellissimo, grazie. Sono contento di essere d'aiuto. Prendo io le forbici, ok? Bravo, Aiden, ok. Aiden mi fa pat pat sulla testa prima di andare. Se hai bisogno di qualcuno con cui parlare dei tuoi problemi, io sono sempre qui, d'accordo? Va bene. Nel momento dopo, Aiden è andato via. Ehi, Seth, che ne dici di andare dal dottor Huxley? Mi dispiace tanto, Charlotte. Che cosa stupida. Solo per qualche voce, solo per qualche diceria. Huxley sta attaccando un arto a un corpo con il tape, con lo scotch. Perfetto. Salve, dottor Huxley. Ah, ciao, piccola. Vorresti chiedermi qualcosa? Sì, c'è qualcosa che mi sta disturbando ultimamente. Una malattia cronica? Magari mortale? Sì, qualcosa del genere. Vomito un sacco di inchiostro da quando l'oracolo si è svegliato. Non so da dove venga, ma non sembra inchiostro normale. Beh, se lo fosse, il tuo intestino sarebbe pieno di ulcere al momento. Peggio. Diamo un'occhiata. Hai trovato qualcosa? No, stranamente no. Credo che sia di carattere psicosomatico. Il quindi significa che il problema si trova nella tua mente. Mi dispiace, non credo di essere d'aiuto in questo caso. Tutto sommato sono un chirurgo. Se non c'è niente che posso tagliare, beh, tu sai. Sì, capisco. Grazie, dottor Huxley. Sono felice di aiutare. Andiamo a letto, Charlotte? Che dici? È stata una giornata lunga. Hai dovuto anche farti tagliare i capelli. Ma il tuo Magcat, dove cazzo è in tutto questo? Non era qua. Ah no. Non vuole ancora andare a letto. Va bene, va bene. Allora, dove andiamo, Charlotte? Ah, andiamo a dormire. Adesso che ho provato ad andare da Felix? Sì. Charlotte, io vorrei andare a dormire. Ah, salve. Oh, questi due stanno dormendo davanti alla TV. Oh, che carini. Evidentemente hanno giocato, come abbiamo visto nelle immagini prima, fino ad addormentarsi. Che carini.
Che cos'è? Non è un gioco di combattimento. Oddio. Leggo. Un dating sim, sapete cos'è un dating sim? Spiego. Praticamente un gioco dove tu fai appuntamenti con le ragazze. Harem, quindi dove ci sono tante ragazze che puoi fare appuntamento tutte insieme, che va storto. Giochi come uno studente che viene ammesso a una scuola d'elite, tutti, ragazzi e ragazze, si buttano addosso a te, che tu lo voglia o no. Puoi rifiutarle tutte? Rifiutarli? Rifiutarle tutti? Puoi evitare tutti i true e good endings? Giocalo per scoprirlo. E forse è il momento di iniziare a raccogliere blackmail, minacce. Su tutti quanti. Vabbè, comunque, sono contenta. Adesso andiamo a letto. Tu vuoi andare a letto? Il trial sta arrivando, Seth. Lo so. Cerchiamo di dormire almeno un pochino. Ah, il Marcat, ciao. Sì, lo so, starò bene, non ti preoccupare. Ma porca zoccola, che... Ho fatto cadere qualcosa. Che cazzo è successo? Non stava andando meglio, Madonna santa, che merda è quella roba? Sento il suono delle pagine che girano. Ah, oh, si sveglia, Miss Wilshire. Ed è nuda. Salve, dove sono? Hai i capelli di nuovo lunghi. Nella tua mente, chiaramente. Dove potresti essere? Ma non vedi che è la nostra vecchia bella libreria della mente? In mezzo allo sfacelo. Ok, sei un po' troppo vicina, Frey. E io sono nuda. Ridacchia, ma non si muove. Mi hai accettato nella tua mente? Quanto vicino posso essere? E io rido un po' amaramente. Frey, sì, leggimi qualcosa. Ah, ti va bene un vecchio giornale dei ricordi? Un vecchio diario dei ricordi? Va bene, va bene, va bene. Vediamo, scegline uno. Il ricordo del ribbon giallo o il ricordo del cimitero? Allora, che cazzo ne so, non lo so. Ma uno vale l'altro. Ma il cimitero non può essere un bel ricordo, però. Boh. Non lo so, raga. Il nastro giallo, su. È un ricordo dell'Umbrella Man. What? È abbastanza corto. Quindi credo che te ne leggerò anche un altro. Il giorno in cui ebbi il fiocco giallo. Era il mio ottavo compleanno. Il Lamella Man stava nell'angolo più oscuro della stanza unendosi con le ombre. È uscito fuori solo quando tutti quanti erano andati via. Praticamente vabbè, si è avvicinato col guanto per darmi il suo regalo. Era un fiocco giallo. Oh! Per il tuo compleanno ti ho regalato questo fiocco. Noi siamo nati senza colore, ha detto, mettendolo addosso. E sono le persone che incontriamo che ci danno colore. Indossalo come un ricordo della nostra alleanza, ok? Fine del ricordo. Come promesso, ce n'è un altro. Probabilmente ne hai già visto un frammento. Ricordo del mio primo vestito. Al tempo avevo un haircut abbastanza corto, una pattinata abbastanza corta. E vestivo in un modo che era decisamente non molto femminile. E quando Aiden si svegliò dopo il trattamento di Dr. Huxley, non era più un Krampus. Ha iniziato un sacco di hobby: cucinare, pulire, disegnare e anche cucire fra le altre cose. Ha preso particolarmente interesse nel fare dei vestiti e mi ha invitato a farne uno. Ah, è bellissimo! Gli ho complimentato. Non credo di essere fatta per i vestiti, Aiden. Perché? Quello che vedo davanti a me è una giovane fanciulla. Molto bella. Dovresti farti crescere i capelli. Ti renderanno una ragazza molto bella. Fine del ricordo. Dimmi, che sogni hai avuto prima che comparissi? Ho sognato mia madre. Non sempre, qualche volta. È solo i ricordi che ricordo più, in maniera più vivida. E com'erano?
In uno di questi sogni stavamo camminando insieme in una strada di notte e stava piovendo. A un certo punto poi lei è caduta sul pavimento, sulla strada, e io l'ho spostata via dalla marciapiede. Mi sono tolta il cappotto e l'ho coperta. Sapevo di dover fare qualcosa, ma non potevo fare nulla senza il suo permesso. Quindi ho continuato a chiedere, dovevi chiamare un taxi, dovevi chiamare un'ambulanza. Ma lei continuava a dire, non lo so, ancora e ancora. So, quindi siamo stati lì senza muoverci e le persone ci passavano a fianco. L'ho tenuta fra le mie braccia, ho sentito... Era come se c'erano delle parti sotto al cappotto del suo corpo che mancavano, ma non potevo controllare, ed era questo il sogno che ho fatto. Non muoversi solo perché nessuno ti ha detto cosa fare. Che vita così dipendente, che modo di vivere così dipendente, lo so, ma stranamente ero contenta. Come se fosse supposto che fosse così. A pensarci, ho sempre voluto qualcuno che prendesse le decisioni per me. Povero Seth. Ah, che pena, però affascinante. Mi piacerebbe continuare questa conversazione, ma ti lascerò dormire. Dopotutto il trial sta arrivando. Sì, buonanotte Frey. Frey Chuckles. Ridacchia. Buonanotte, Miss Wiltshire.